bentornato, ben ritrovato. Grazie. È cominciata una nuova stagione, questa amichevole un po' il proseguimento di come si era finito lo scorso anno contro il Genoa, una squadra di Serie A. Stavolta si debutta contro un'altra squadra comunque di levatura. Sì, sono amichevoli fatte per motivi diversi. Uno era per festeggiare, dopo 15 giorni che non ci allenavamo, questa l'inverso è per uno scopo benefico, per cui non si può dire di no sicuramente, troppo presto dall'inizio, comunque va bene così. In questo momento, come ho sempre detto, di solito facciamo delle partite tra di noi, oggi abbiamo incontrato una squadra di Serie B, è normale che non eravamo pronti sotto nessun aspetto, ecco, però qualche segnale, diciamo, da cose che dobbiamo valutare, sicuramente anche positive ci sta. Facendo un passo indietro, stasera mancavano rispetto allo scorso anno degli uomini importanti e anche degli uomini magari non di primo piano, però che sono stati importanti per vincere il campionato, come Rinaldi. Se vuoi un saluto, un ringraziamento, non so. No, ma io l'ho già detto che purtroppo poi nella vita bisogna fare delle scelte. Ci dispiace aver dovuto rinunciare ai giocatori che sono state delle pedine fondamentali per la vittoria di questo campionato, però purtroppo il calcio è fatto di queste cose. Una società, un allenatore deve cercare di migliorare magari la squadra, e bisogna rinunciare a delle pedine come Silvestri, come Rinaldi, come pochi altri, perché quelle scelte di giugno non sono dipese dalla società neanche dall'allenatore. Però ragazzi come Rinaldi e Silvestri sicuramente bisogna rinnovargli il ringraziamento per quello che hanno fatto, solo magari saranno delusi, però era lì. Quanto è completo l'organico? Il cantiere aperto in questo momento, abbiamo fatto giocare tutti i ragazzi in prova, che sono 7, bisogna fare delle valutazioni. Parte, vabbè, qualcuno perché la condizione è molto molto, diciamo, indietro, pur essendo l'inizio, per cui è un cantiere aperto. È chiaro che una miscellanea tra la squadra del primo tempo e la squadra del secondo tempo, secondo me, si può creare una buona squadra. Si aspetta qualche altro arrivo, magari in quale reparto, mister? No, arrivi no, dobbiamo valutare questi ragazzi che abbiamo in prova, per cui da questi 29 verrà fuori la rosa di 23-24 che poi farà l'annata con noi. Entro quando saranno valutati? Dipende dai giudizi, che ci sarà gente valutata più presto, perché magari ti rendi conto subito che un giocatore può essere adatto alla nostra squadra, oppure per qualcun altro magari si aspetterà il 4 di agosto. A Vercelli conterà più o meno come stasera, ma come scenderà in campo il Casale, con una squadra mista? Sempre mista, magari non è facile, perché avendo tanti giovani, al primo tempo noi avevamo un centrocampo che aveva 19 anni di media di età, e quando è entrato il ragazzino del 2000 forse ne avevamo 18 di media, per cui ho cercato di inserire qualche vecchio anche nella squadra del primo tempo, per dare un minimo di logica, per cui anche con la Pro Vercelli continueremo a vedere due squadre miste, proprio per almeno in queste due partite avere la possibilità di valutare quelli in prova con gente che comunque una mezza idea di cosa dovremmo fare sul campo ce l'ha. Oggi come oggi, chiaramente la squadra del primo tempo aveva l'1% di quello che dovevamo fare, però nel secondo tempo secondo me aveva già un 5-10% di idea su ciò che dovremmo fare poi durante l'anno. Questo per un allenatore, che momento è della stagione, il più difficile, il più intrigante, perché si costruisce, che tipo di momento è? È il momento più tranquillo, dove pensi solo a lavorare, i risultati non contano, per cui sei tranquillo e sereno e cerchi di giudicare per il meglio per la squadra quei giocatori che invece devi poi valutare. Però sicuramente a me il momento della preparazione piace, si lavora, loro fanno molta fatica, noi comunque da canto nostro facciamo la nostra fatica,
come staff, però è un piacere, è un momento bello del calcio secondo me, quello della preparazione. No, in bocca al lupo. L'obiettivo per la stagione è quello, una tranquilla salvezza? Sì, assolutamente sì, lo sappiamo tutti, e poi ripeto, dipende dal momento in cui arriva la salvezza, ma la squadra dalla prima giornata deve giocare con lo spirito di una squadra che deve salvarsi, solo così potrà poi, se raggiunge questo obiettivo. L'anno scorso ho salvato quei 44 punti, se non sbaglio, per cui una volta raggiunto quell'obiettivo, a seconda di quando lo raggiungerai, se dovrai soffrire fino all'ultimo, se dovrai essere pronto a soffrire fino all'ultimo, se lo raggiungerai prima, ti guarderai attorno e cercherai di capire cosa. Bisogna capire quante squadre ci sono anche per fissare l'obiettivo. Sì, dobbiamo... Come concorrenza nelle zone basse. Comunque nella parte destra della classifica si è già fatto un'idea? No, assolutamente no. Tante squadre non le conosciamo, non sappiamo che squadre hanno fatto. Sappiamo i nomi delle grandi squadre, quello sì, perché è chiaro che leggendo di qua e di là su internet quello che stanno facendo Chieri, Gonzalo, mi sembra, hanno detto in Liguria, Sanremese e Savona, sono un mercato importante. Credo che Cuneo, che non ha chiesto ripescaggio alla fine, spenderà comunque i soldi per fare una squadra che vuole risalire, perché è un suo residente, per cui poi lo scopriremo strada facendo. Io dico sempre che cosa sarà il campionato della propria squadra lo capisci dopo 10 partite. Dopo 10 partite capisci a cosa devi pensare per il futuro.